Lei è presidente del nuovo PSI, Liberali e Riformisti. State al lavoro, sta facendo lei in particolare un lavoro importante per ricostruire il partito. Com'è lo stato dell'arte? Ma intanto in coerenza, noi siamo coerenti, quindi dal 1994 non abbiamo fatto una scelta di campo quando si divise il PSI, come è noto a tutti dopo Tangentopoli. E noi abbiamo fatto una scelta di campo nel centrodestra contro la matrice giustizialista di una sinistra che aveva con la gioiosa macchina da guerra colpito l'area riformista della sinistra, che era appunto il PSI. Quindi da allora noi coerentemente continuiamo questo nostro lavoro, soprattutto nelle elezioni amministrative, perché questo poi è il nostro ambito più vicino, con le nostre liste, mettendo questa comunità socialista rinnovata chiaramente rispetto ai grandi temi del paese e delle nostre amministrazioni locali. Un progetto che guarda alle europee, che guarda alle regionali. Sul piano territoriale, qual è l'orientamento, qual è il posizionamento del partito? Beh, noi siamo sempre collocati, per la maggior parte dei casi, poi sai, nelle amministrative molte volte giocano anche altri fattori civici, ma nel centrodestra, quindi sempre contro o in contrapposizione o come avversari, mettiamolo così, in un dialogo contro la sinistra nelle sue forme, diciamo, organizzate sul territorio. Però noi ci limitiamo soprattutto alle elezioni amministrative, perché lì è il nostro campo di gioco più facile. È evidente che sulle politiche europee le logiche degli sbarramenti obbligano un po' tutti, non solo alle coalizioni, ma anche a fare alleanze più strette in liste che ti permettono di superare lo sbarramento. Il PD ha già detto che il terzo mandato per De Luca è una chimera. Secondo lei la campagna senza De Luca sarà un posto migliore? Io personalmente non sono per i limiti dei mandati, quindi non è una questione che riguarda la campagna, ma mi sono pronunciato sempre così. Io penso che bisogna togliere i limiti dei mandati sia ai sindaci che a tutti, perché devono decidere gli elettori. Se uno ha amministrato bene si può ricandidare ed essere votato. Nel caso campano non c'è dubbio che i risultati sono i più negativi possibili, nel senso che basta leggere i giornali ogni mattina e vediamo pubblicata la classifica dove la Campania è ultima in Italia. Ormai questo da più di 7 anni, e questi 7 anni sono proprio 7 anni di governo della sinistra e di De Luca in Campania. Quindi se dobbiamo guardare i risultati non dobbiamo aver paura del secondo mandato, ecco, o del terzo o del quarto. Chi ha amministrato male deve lasciare il campo, o saranno gli elettori a fargli lasciare il campo. Lei ha ricoperto cariche importanti sia sul piano politico che istituzionale. Qual è il futuro di Stefano Caldoro? Ma io non ho mai chiesto niente in politica che fossero incarichi. Ho partecipato nei momenti importanti ad assumermi responsabilità. Quello della guida della Regione Campania, ho avuto l'onore di fare il Ministro della Repubblica, ho avuto tanti incarichi importanti, quindi, però ho sempre pensato che la politica sia un esercizio quotidiano. Quindi io lo faccio con la coerenza, spero di farlo con la coerenza di sempre, mantenendo un impegno, l'impegno di dire sempre le stesse cose, di lottare per battaglie riconosciute. E quindi questa è la mia passione, perché la politica è soprattutto passione, non è un mestiere. E quindi quando poi i cittadini ti danno una responsabilità la devi svolgere al meglio. Quindi io penso di farlo a tutti i livelli, non necessariamente avendo un incarico e né aspirando, ecco, a poltrone o a incarichi solo per ragioni di soddisfazione personale.